Salve mister, vittoria del suo Bari probabilmente che avvicina, anzi scaccia quella piccola crisi che è arrivata anche il Bari, il Catania e rimane così in crisi, penultimo in classifica, al termine di una partita in cui il Bari ha trovato i guizzi vincenti in velocità. Forse è stata questa la chiave della partita. Non è stata una partita esaltante, credo, del suo Bari, ma in velocità ha messo in grossa difficoltà un Catania che chiaramente era aggravato dalle tante assenze. Sì, beh, questo io, chiaramente in casa d'altri è giusto che io non ci guardi. È chiaro che il Catania, secondo me, comunque ha dei giocatori molto importanti a prescindere. Infatti, qualche problema ce l'hanno creato. Però noi, io penso invece che noi abbiamo fatto un'ottima partita oggi perché abbiamo gestito bene, abbiamo giocato, abbiamo provato sempre a giocare comunque con personalità su un campo che comunque è un campo difficile. Quindi, sono molto contento della prestazione. Abbiamo concretizzato, poi in alcune situazioni ce la siamo un po' complicata noi, l'abbiamo riaperta secondo me, però nel complesso devo dire bravi, bravi, molto, molto bravi ai miei giocatori, ai miei ragazzi. Buonasera, mister. Buonasera. Quali sono gli obiettivi della sua squadra? Quelli di una salvezza tranquilla o mirate a qualcosa in più? E poi un'altra domanda. Non è stato eccessivo, questo gioco così, diciamo, ostruzionistico con una squadra in palese difficoltà? E cosa ne pensa dell'episodio del rigore perché il portiere stava rimettendo da fondo campo, facendo finta di non aver visto la palla dentro? Grazie. Allora, sulla seconda non ho capito, il gioco ostruzionistico di chi? Vabbè, mi ha visto un'altra partita, mi dispiace per lei, ma proprio, a me sembra che noi abbiamo provato a giocare la palla, anzi, anche gli ultimi 2 minuti, se forse evitiamo di palleggiarla lì dietro, che 2 o 3 volte l'abbiamo persa, forse era un momento che dovevamo modificare un po' le nostre abitudini normali. A me proprio ostruzionismo non mi sembra, perché i giocatori quando si sono fermati si sono fatti male, si sono fatti male. E sul rigore magari bisognerebbe guardare un attimino prima, invece della trasformazione, bisognerebbe vedere qualche decimo di secondo, qualche secondo prima cos'era successo e analizzarla. Tutto qui. Io altre domande non me le ricordo. Sì, e se la squadra mira una No, no, salvezza. noi pensiamo, no, 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 noi pensiamo alla partita di settimana prossima con l'Avellino che è difficile, che è molto difficile, e ci ha già battuto in Coppa Italia. Non pensiamo assolutamente a altri tipi di ragionamenti perché non serve, non serve, non serve. Che era successo qualche secondo prima del rigore? A questo punto ce lo racconta. C'è stato rigore, c'è stato rigore. E quindi cos'è che bisognava No, io non dico niente. attenzionare? Bisogna analizzare bene tutte le cose. Poi io mi fermo perché io non parlo delle decisioni arbitrali, perché ce ne sono state un po', ma non è una cosa di cui io parlo e vado avanti a non parlarne. L'ho detto perché c'è stata molta attenzione su quell'episodio, magari si poteva avere un po' di attenzione anche su quella prima. Ammesso che ci fosse qualche problema per la sua panchina, oggi il suo uomo, che è De Luca, le ha dato una bella mano. No, no, i miei uomini sono 20, 20 in campo, più uno in tribuna, più due o tre infortunati e uno in nazionale. Ma due parole su De Luca le possiamo spendere, no? Ma sì, ha fatto un'ottima partita, però l'ha fatta Caputo, l'ha fatta Contini, e se continua la lista, l'ha fatta Donnarumma, se continua la lista, l'ha fatta tutti, perché per vincere possiamo dire tutto, le difficoltà di qualsiasi squadra, ma vincere una partita in trasferta qui, a prescindere dalle difficoltà, è un segno di qualità di una rosa, di chi ha giocato, di chi è entrato e di chi oggi per motivi di scelte obbligate magari non ha dato il suo contributo dal campo, ma l'ha dato in altro modo, insomma. Sì, mister, salve. Salve. Secondo me oggi invece abbiamo visto un buon Bari, furbo a sfruttare le occasioni che ha lasciato il Catania e soprattutto bravo e attento in fase difensiva a chiudere, le incursioni degli esterni, i tentativi degli esterni nel Catania. Parliamoci chiaro, in realtà il Bari punta alla Serie A. Cosa può, fermare la vostra corsa e cosa c'è da migliorare secondo lei in questo Bari? Intanto la ringrazio perché l'ho vista simile a lei la partita, quindi spero che l'abbia vista giusta lei, così l'ho vista giusta anch'io. No, noi no. Il discorso di puntare a. Non dico che noi non dobbiamo fare un campionato importante, però è una dispersione di energie ragionare a troppo lunga distanza. Noi siamo stati bravi oggi perché abbiamo pensato a questa partita, non abbiamo pensato ad altre situazioni. Abbiamo pensato solo a questa partita e su questa abbiamo dato tutto quello che c'era da dare. E questo deve essere il nostro modo di. Poi da migliorare c'è tanto, però oggi ho visto una squadra comunque
intensa in campo, con l'atteggiamento giusto. Abbiamo sfruttato una buona parte di occasioni create, però ho visto l'atteggiamento giusto, con delle cose da migliorare, ad esempio alcune letture di alcune situazioni dove magari ci siamo un po' complicati la vita noi, queste vanno un attimino migliorate, ma penso che siamo a ottobre, quindi penso che la crescita di tutte le squadre sia ancora in evoluzione. Nessuna squadra in questo momento è perfetta e penso che sia anche abbastanza normale che sia così, insomma. Cosa vi siete detti con Sannino? No, ci siamo salutati, ma sia prima che adesso, perché lui ha fatto prima l'intervista io a Sky, poi lui, ci siamo salutati. Ma no, sia l'in bocca al lupo prima che il buon lavoro dopo. È chiaro che adesso io devo guardare in casa mia, e noi abbiamo di difficoltà, però è normale che io sono convinto che il Catania, nel momento in cui recupera un pochettino di giocatori, arriva. Perché? Perché i giocatori hanno una qualità... Visti dal campo, ci sono dei giocatori con delle qualità veramente importanti. Non che avevo bisogno di vedere dal campo, si conoscono, però sono convinto che sarà una squadra che penso debba solo recuperare un po' di effettivi. Grazie. A voi, arrivederci.